Buonasera a tutti, siamo qui per il nuovo video, la nuova intervista e sono qui con Simone che lavora, ciao Simone. Salve. Che lavora al negozio ultimo di Arezzo. Ciao, senti, il tuo negozio ho visto accessibile. Te sei consapevole che ci sono tante barriere architettoniche ad Arezzo? Allora, ad Arezzo perché è la città dove vivi. In Italia. Ma non solo sì. Ad Arezzo. Sì. Diciamo che in effetti si potrebbe fare molto di più per tutto quello che sono le barriere architettoniche. Ecco. Purtroppo si fa veramente poco. Sì. Secondo te come si potrebbe tentare anche di risolvere un po' il problema? Ma tentare di risolvere un problema è sempre la cosa più logica, è pur sempre farsi sentire, diciamo, nella maniera logica e legale, ovvero facendo magari, che ne so, piccole proteste, parlandone con le varie con i vari consigli comunali, ognuno delle proprie città. Indubbiamente, ripeto, è un problema che per cui si può fare molto ma molto di più. Ognuno di noi si dovrebbe fare indubbiamente un esame di coscienza su quello che si può e non si può fare, e bisognerebbe rispettare molto di più tutto quello che al mondo, diciamo, viene definito diverso, se così si può dire, perché poi la parola diversa, diciamo, è fine a se stessa, perché qual è il diverso? Che cos'è diverso? Alla fine poi ognuno nel suo piccolo è diverso dall'altro, cioè. Sì, certo, vabbè, ma il discorso è che le minoranze non sono mai tanto considerate. Il mondo si sa, il mondo è un sistema creato a puntino. Questa è una frase che dico sempre, ripeto sempre. Ognuno in questo sistema, diciamo, è libero fortunatamente ancora ad oggi di pensare, è libero nel rispetto di tutti di agire. Ognuno, di fronte a tutte quelle che sono le difficoltà e le differenze, ha una propria logica, ha un proprio punto di vista, una propria moralità soprattutto. E quindi non tutti al mondo la pensano alla solita maniera, ma è giusto che si agisca secondo la propria moralità. Quindi tante volte purtroppo non c'è il pensiero di dire ho la mia attività e penso che ci sono persone in carrozzina che vorrebbero entrare nel mio negozio. Ma sai, il mondo noi bisogna sempre pensare che il mondo è di tutti. Sì, forte. Il mondo dovrebbe essere accessibile. Sì, esatto. Forte. Ecco. Non deve esistere diversità, ma magari dovrebbe esistere particolarità e basta. Niente. Ripeto, il mondo è di tutti e per tutti. Con questo non trovo nulla di male in tutto ciò, ripeto, che è diverso. Vedi, parecchie volte dicono per mettere una pedana è un problema economico, non ci sono i soldi, c'è la crisi. Allora, te che ne pensi di questa cosa? Ammetto che l'Italia, indubbiamente lo sappiamo tutti, è il paese della burocrazia. Nulla è facile, o perlomeno, più che nulla è facile, tutto deve essere obbligatoriamente complicato per ottenere qualcosa. Sì. Purtroppo è vero. Sistema. Comunque ho visto il negozio dove lavori è accessibile, per esempio. Fortunatamente quando questo negozio è stato rifatto con una concezione di essere permesso a tutti, ecco fatto, semplicemente questo. Ma guarda, uno dei pochi, perché ce ne sono veramente pochi. Bene, vabbè, intanto siamo pochi, ma buoni. Andando avanti si spera di diventare sempre più e di essere in tanti. Ok, allora grazie dell'intervista. Niente, grazie. Grazie. Ciao. Ciao.